ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Jess e come avrete letto dal titolo oggi parleremo del prodotto più chiacchierato del momento, ovvero del nuovo lancio in casa Rare Beauty. Per chi non lo sapesse, Rare Beauty è il brand di Selena Gomez che ormai è in Italia già credo da qualche anno. Lui? Sì, non è che mi ho sbagliato? No, ok. Il packaging è bellissimo. E per chi non sapesse nemmeno questo, Selena Gomez ha creato questo design un po' particolare per chi ha problemi ad afferrare o ad aprire gli oggetti. Infatti questo qui non è solo appunto un inserto di design, ma aiuta anche ad aprire meglio il prodotto in maniera più semplice. È uscita da qualche giorno con questo prodotto, che si tratta di un tinted lip oil, quindi una sorta di lip oil che però una volta che svanisce l'effetto lucido tinge le labbra. E non lo dico solo per ingigantirvi la meraviglia di questo prodotto, ma effettivamente io l'ho swatchato in negozio giusto qualche secondo per scegliere la shade che già sapevo mi sarebbe piaciuta, Wonder. Tolgo via il tutto e mi era rimasta la mano tinta, ma il discorso è che la ragazza di Sephora mi ha passato un dischetto col bifasico e non si levavano nemmeno con quello. Ma adesso pian piano entriamo un pochino più nel dettaglio e vi parlo di tutto. Sul packaging leggiamo: an innovative gel formula that transforms into a lightweight nourishing oil, leaving lips hydrating soft with a soft peach color and shine. Allora, quando l'ho applicata in negozio, perché l'ho provata anche sulle labbra, mi è sembrato un po' un prodotto, piuttosto che lip oil, una tinta che già conoscevo da Kiko. La butto lì, non voglio farvi paragoni al volo perché l'ho provata giusto per qualche ora. E già mi sono fatto un'idea, non posso dirvi adesso se è un prodotto che amo o che odio, ma lo vedremo nel corso del video di oggi. L'esterno quindi si presenta così, è super grazioso, va a riprendere un po' tutta la collezione, mentre l'applicatore è così, quindi un classico applicatore un po' tagliato in diagonale. Come vi dicevo, la colorazione Wonder, se volete adesso la swatchiamo qui, ed era una di quelle più nude che mi ha ispirato, perché non era né troppo leggera come la colorazione Hope, se non erro, e insomma una via di mezzo con sottotono neutro freddo, quindi non di quelle che viravano sull'arancione. Questo è lo swatch. Per essere un lip oil il colore è bello deciso. Infatti, come potete vedere, il colore è super pieno già dalla prima passata e questo è quello che avviene anche sulle labbra. Una cosa in generale che consiglio con le tinte di questo tipo è di andare a idratare e sfogliare bene le labbra. Io infatti ho su un burro cacao che adesso tolgo, perché comunque lip oil in generale o tinte in generale, a prescindere, a me seccano sempre le labbra. Vedremo pure con lei. Nel frattempo non è passato nemmeno un minuto, ma provo a togliervi lo swatch. Questo è quello che io intendo, raga. Non va via. Nemmeno col bifasico, con nulla. Direi che le premesse sono altissime. Il pau dopo l'apertura è di 6 mesi e nulla. Applichiamolo subito. Tra l'altro, mettete pausa, se non siete iscritti al canale, vi scongiuro, vi supplico, se volete darmi un minimo un aiutino, anche perché ho investito un po' dei miei risparmi per fare questi video, se vi va di supportarmi potete iscrivervi al canale, ve ne sarò molto grata. Non mi perdo più in chiacchiere, ma voglio farvi vedere l'effetto, anche perché ieri l'ho provato un po' al volo. Come potete vedere, le mie labbra sono di per sé abbastanza chiare, e non hanno i contorni delineati, eccetera. Non fate caso se qua sono un po' rovinata, ma mi sono tirata via pure la pelle. Le mie labbra sono completamente asciutte, quindi vado. Che bello! Guardate quanto è bello questo colore. Guardate la differenza, mie labbra, con il prodotto. Ci tenevo a dirvi che essendo delle tinte, secondo me il colore prende in maniera diversa in base al colorito delle labbra che si ha di base. Questo è l'effetto sulle mie, che è super naturale e primaverile, anche se è comunque abbastanza acceso, eh?
Come vi dicevo, sì, un lip oil, però già dalla prima passata è molto pieno. Anche questa volta, in accordo con la mia teorica armocromia, ho preso un colore freddo e non i soliti nudini caldi. Questo risultato, e io credo sia bellissimo sulle labbra, non è sticky ma è super confortevole, sembra più che altro un burro cacao liquido, non sembra per niente un lip oil. L'effetto sulle labbra inizialmente è super juicy e appena applicato avete questo effetto sulle labbra super fresco, non fresco come un volumizzante che può irritare le labbra, ma proprio fresco, come se avesse all'interno un ingrediente leggermente mentolato che dà questa sensazione super piacevole. Colore 10. Così è un attimino power, ma secondo me quando scarica via il colore è ancora più bello. Consistenza e comfort 10. In teoria dovrei testarlo un pochino nella giornata per vedere come va, ma intanto vi faccio vedere che anche se fate andare via, insomma, lo strato lucido, questo qua è l'effetto, raga. Questa cosa è pazza perché è stupendo. Ovviamente no transfer. Quindi avete queste labbra che si tingono di questo colore super soft che dura per tutta la giornata, cene, pranzi, lavoro. Così, in maniera super naturale. Cioè sono tipo le vostre labbra ma più colorate. E adesso farò un video anche per TikTok, quindi metterò un attimo il video in pausa e non appena avrò finito riapplicherò il prodotto e lo testeremo durante la giornata. Nel frattempo, se vi va di seguirmi anche sull'altro social, lo lascio qui, Instagram, TikTok, se vi va di supportarmi, io intanto vi metto i link. Io direi di cominciare un piccolo test durante la mia giornata, quindi farò vedere qualche clip nel corso delle ore per vedere come si comporta. Così siamo tutti felici e contenti. Il test comincia ufficialmente alle 11:41 e vediamo da qui a dopo pranzo come si comporta. Nel frattempo io sono un po' in adorazione. Sono passate più di 2 ore, ho pranzato ovviamente. Questo è il risultato. Ovviamente lo strato lucido è andato completamente, ma come sappiamo rimane la parte tinta no transfer. Quindi ancora così è, non si sposta, unica cosa, ho notato che è andato via un po' a zone e ho creato queste pellicine che già probabilmente avevo. E altra cosa, se avete le labbra non uniformi, tipo qua, la tinta verrà un po' a chiazze. Mi disturba solo qui, che si è un po' accumulato il colore. Tra l'altro, io nel frattempo stavo un po' pensando, ma cosa mi ricorda questo prodotto? Cosa mi ricorda? Cosa mi ricorda? Ebbene sì, sono arrivata alla soluzione. Sto parlando di questo prodotto di Kiko, che pensandoci potrebbe essere un ottimo dupe, a dire il vero. Texture quasi identica, ecco cosa mi ricordava. Qui praticamente è andato un po' via perché ho fatto anche i piatti, quindi non fateci caso, ma lo applichiamo qua giù. Paragoniamolo pure con quello di Selena, o Selina, per meglio dire. Forse risulterà diverso il colore, perché questo è più acceso e rosato. Beh sì. La colorazione è diversa. Magari l'effetto qui è più pieno, qui è leggermente più sheer, però l'effetto e la consistenza sono molto simili. Magari la durata qui è diversa, il risultato sulle labbra è diverso, però io intanto me la metto lì. Se poi voi volete provarli o l'uno o l'altro, scrivetemelo giù nei commenti. Aspettiamo un attimo che si asciughino. Io direi che ci aggiorniamo tra qualche altra ora. Diamogli anche il tempo di una merenda e vediamo un po' come va. Rieccomi qua dopo ben 6 ore. Alla fine praticamente il test da video, ok, proviamo questo prodotto, vediamo cosa ne penso, si è trasformato un po' in un video. Ma non è che saranno dupe? Allora, alla fine, avendo indossato questo e vedendo l'effetto iniziale e quello finale, che comunque
secondo me molto, rimane molto carino sulle labbra, simile a come quando si fa il tatuaggio alle labbra, per intenderci, che rimane quel velo molto leggero, più definito delle labbra normali, ma non c'è assolutamente più nulla sulle labbra. Rispetto a lui, che l'ho utilizzato tantissimo nell'arco degli anni, specialmente in estate, posso dirvi con certezza che l'effetto iniziale è totalmente diverso. Quello di Selena 100 volte meglio, perché ha quell'effetto lucido e pieno del colore, lui invece no. Ha questo effetto sì leggermente lucido sulle labbra, ma non pieno in quel modo, e rimangono semplicemente così. Quindi per qualcosa di più economico, con un effetto diverso ovviamente, ok, ma lui tutt'altra storia. Alla fine, questo qui è il residuo degli swatch dopo l'intera giornata a lavare le mani, primo Rare, secondo Kiko, però sì, due effetti totalmente diversi, tra l'altro perdonate le condizioni del mio make-up, ma dopo 7 ore di cose da fare, neanche mi sono vista allo specchio, forse è meglio così. Quindi, alla fine, considerazioni finali, questo qua, non vi ho detto all'inizio, costa 24,50€ da Sephora. Esiste in un po' di shades, credo una decina. Secondo me, comunque, come prodotto è molto ricercato, diverso dal solito, innovativo, bello. Quindi la mia valutazione, le mie prime impressioni sono super positive. Scommetto che lo userò tantissimo. E comunque potrete anche vederlo voi stessi dai video che pubblico. Ma passiamo al sodo, strucchiamolo. Questa qui è l'acqua micellare bifase di Garnier. Io, anche se non ho assolutamente più nulla, vediamo se toglierà un po' il colore. Prova dischetto. Ok, dopo un'intera giornata va via, ovviamente. Perché sì, può essere un pro, però perché nemmeno si strucchi. Effettivamente il residuo è alla fine venuto via col bifasico. E adesso saranno sicuramente arrossate. Però qui abbiamo le labbra che in teoria dovrebbero essere struccate. Anche se io ancora quel minimo di colore un pochino più acceso lo percepisco. Nulla, il video finisce qui. Questo prodotto secondo me è una vera chicca, quindi se vi va di sbocciarlo in negozio, insomma, fatemi sapere un po' cosa ne pensate pure voi. E io credo che lo adorerò molto. Spero tanto che questo video vi sia stato utile o che vi abbia tenuto compagnia, e vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!